Ho come l'impressione che il mondo stia andando a puttane. Ehi, Ykir, che ne diresti di annoiare un po' i cesariani con un bel video su qualche servant? Cesariani? Sono gli Ikiriani, punto numero uno. Punto numero due, quale servant dovrei criticare? Ultimamente non ho prestato attenzione a quello che stanno facendo quei disgraziati della Type Moon. Hanno forse aggiunto qualche servant romano fatto bene? O forse c'è l'ennesima Artoria sul menù? Ed io? Perché non c'è nessun servant ispirato a me? Mi prendi per il culo? Ho fatto tipo 1, 2, 3. Oddio, quanti ne ho fatti? Vabbè, senti, ho fatto dei video dove parlo di Noè Nerone. Tanti video! Ed è proprio la servant che si basa su di te! Sì, ma non è me, giusto? Oh, senti, non fare il pignolo con me, eh? Parliamo di Zenobia! Hanno messo Zenobia! Ah, fammela vedere. Ah, quindi è il momento di essere una testa di cazzo. Porco troiano. Silenzio! Credi davvero di cavartela così? No, Ykir. Non dedicherai un intero video a due seni parlanti. Tu devi soffrire. Ecco perché parlerai di altri due servant. E ti piacerà. Perché dovrebbe piacermi? Pensavo che lo scopo di questo posto fosse farmi soffrire. O forse no. Senti, non rovinarmi il momento, ok? Sto cercando di fare il cattivo, quindi, se non ti dispiace, ecco i servant che dovrai criticare. Tu, brutta testa di pecora ritardata. Ebbene, sì, oggi non parlerò di uno, o di due, o di quattro servant, ma di ben tre servant. Come sempre, questa critica si limiterà ad osservare il design e principalmente la biografia, in modo da riuscire a comprendere se gli spiriti eroici in questione sono fatti bene oppure se sono lì tanto per dare una ragione a Yentai Gallerist di continuare ad esistere. Tuttavia vorrei dire una cosa, verso la fine del video, quando parlerò di Zenobia, discuterò anche di un altro spirito eroico, un quarto, quindi, ehi, colpo di scena, in realtà erano quattro servant sin dall'inizio, e la Madonna. Comunque sia, credo che questo servant sia il migliore fra questi tre, no? E consideratelo come una specie di bonus. Non ne parlerò tanto, ma mi dedicherò a lui soltanto per poter criticare Zenobia, un aspetto importante di Zenobia. Però, senza ulteriori indugi, andiamo e parliamo di Spartaco. Il Servant che non è esattamente originario di Fate Grand Order, come voi sapete, ma viene da Fate Apocrypha. E non ho mai avuto modo di riflettere su di lui, anche perché, devo essere sincero, non mi è mai interessato più di tanto. Però, mentre stavo scegliendo i Servant che dovevano per appunto cadere vittima della mia critica, mi sono imbattuto su di lui e ho pensato, ma l'ho sempre ignorato. Anche nella mia recensione di Fate Apocrypha ho sempre ignorato Spartaco. O comunque non ne ho mai parlato tanto. Quindi immagino di doverlo fare adesso. Ora, cosa possiamo dire di Spartaco? È strano, molto strano. Ora dovete capirmi, non sto dicendo che sia un brutto servant. Anzi, in realtà, se leggi la sua biografia, puoi dire, ok, va bene, ok. Ed in effetti si parla di come lui ha combattuto contro l'oppressione, di come lui ha liberato gli schiavi e di come lui si è entrato nella leggenda. Sono tutte cose molto positive in realtà, non sono cose negative. Anzi, se tu non avessi davanti la sua faccia, potresti anche dire, ehi, Madonna mia, questo è anche un bel servant. Però poi vedi il suo aspetto e ti chiedi, ma è davvero un eroe? Cioè, stiamo parlando di una figura positiva o di un mostro? Perché questo è il problema, non ha l'aspetto di un eroe e Spartaco dovrebbe esserlo, dovrebbe essere un liberatore, uno che ha combattuto contro gli schiavi. Porca puttana, il suo nemico principale era Marco Licinio Crasso, un ricco privilegiato e sanguinario. Cioè, come fai a non, sai, trattare Spartaco come un eroe o a dargli l'aspetto di un eroe? È letteralmente nella sua storia, cioè è facile, basta leggere la sua storia e dire, ehi cazzo, Spartaco è un eroe tragico, come se non bastasse. E invece no, e invece abbiamo un orco, uno che ha la faccia di un fanatico. Poi lascio perdere che non c'è nulla di rassicurante nel suo aspetto, cioè tu lo guardi negli occhi e dici, ok, va bene, questo è un mostro, non è di certo un salvatore di schiavi. Però vorrei aggiungere una cosa, è inquietante leggere i suoi dialoghi. E lo so che una persona potrebbe dirmi, ma sei tu che li stai interpretando male, ma se voi date un'occhiata ai dialoghi, e li ho messi nel video, potete notare che, ok, se io metto per esempio, non so, un'immagine di una servant carina, i dialoghi non fanno così paura, ma se ci metto la sua immagine, oppa, improvvisamente fanno paura quei dialoghi. Cioè, immaginate un tizio del genere che vi parla di amore, di come vi vuole abbracciare, roba del genere, io dico, no. No, non toccarmi, maledetto mostro, perché è mostruoso, è inquietante ed è davvero strano. Cioè, considerando il fatto che ci sono un sacco di re
e di tiranni in Fate, che sono dipinti come se fossero dei modelli o delle modelle, perché l'unico uomo in questa serie che ha combattuto contro lo schiavismo è così? Ora, sia chiaro, non sto dicendo che i tiranni di Fate sono trattati come dei buoni, Gilgamesh, Vlad, sono cattivi, però se la mia memoria non mi inganna, soltanto Ivan il Terribile ha l'aspetto di un mostro, ma Gilgamesh è figo, Vlad, sia Lancer che Berserker, è figo. Certo, sì, può fare paura, non credo, però di nuovo è figo e non mentitemi, voi lo sapete che è figo come Alucard, Artoria, Nerone, sono tutti re e tiranni che comunque alla fine sono esteticamente belli. Mentre questo uomo qua, che non è un re, non è un tiranno, ma è un uomo che ha combattuto per liberare gli schiavi, sembra un orco. Ora, sia chiaro, non è peggio di Ivan il Terribile, ma è comunque inquietante. E non è come tu ti immagineresti un liberatore, un uomo che ha combattuto contro degli oppressori. Ora, non sto dicendo che la Deep Moon, diciamo, stia suggerendo, no, che combattere la schiavitù sia una cosa negativa, ma in un certo senso è... sembra quello, no? Tu hai, come si chiama, quel vibe, hai quella sensazione, che sia proprio quello, diciamo, il messaggio. Perché, in effetti, è un liberatore che però viene rappresentato come se fosse un fanatico, un folle, un orco, non un eroe. Ho capito che è così perché è Berserker, e va bene, ma allora fai una versione Lancer. Insomma, qualcuno che sia un pochino più sano. Io chiedo soltanto di vedere un giorno uno Spartaco un po' più sano di mente, un pochino meno mostruoso, un pochino meno così. Anche perché in Fate Apocrypha lui non fa esattamente la parte del buono, no? Infatti mi ricordo questa scena dove Spartaco attiva il suo Noble Phantasm, che già il suo Noble Phantasm è aberrante perché diventa un mostro praticamente, dove Spartaco attiva il suo Noble Phantasm e spara questo raggio, se non ricordo male, una specie di raggio, no? E Giovanna d'Arco è lì che difende non solo Sigil e Astolfo, ma anche la città che Spartaco sta per colpire. E ok, ho capito, va bene che Spartaco fa il cattivo, però è un pochino brutto quando tu vedi un liberatore di schiavi che viene sconfitto da una patriota fanatica religiosa. Ora, lo so che forse sto dando troppo peso alla cosa, forse sono io che sto criticando troppo un servant che magari né Fate Grand Order né Deep Moon considerano particolarmente importante. E per l'amor del cielo, posso accettare questa versione? Posso accettare l'idea che per l'appunto Spartaco sia così, ma non per una ragione particolare. Però dovete comprendere questo, lui è l'unico spirito eroico in questa serie, in questo franchise, che ha di fatto combattuto per liberare gli schiavi. Eppure, mentre re e tiranni, regine, quello che volete voi, vengono tutti rappresentati e rappresentate come se fossero dei modelli e delle modelle, lui invece è praticamente un orco, ed è una cosa molto strana. Insomma, immaginate di vedere dei grandi liberatori, tipo Martin Luther King Jr. o chi volete voi, no? Che vengono rappresentati in questo modo qua. Vi fareste delle domande anche voi. Ora, non sto dicendo che magari l'obiettivo è quello, no, di demonizzare i liberatori, ma sembra quella l'idea. Io chiedo semplicemente un cambio del personaggio, no? Magari Spartaco dovrebbe diventare Saber o Lancer, più sano sicuramente, migliore, esteticamente più bello, non overpowered, esteticamente più bello, più accettabile, più rassicurante, no? Qualcuno che ti sembri un eroe, non un mostro, non un fanatico, ma un vero e proprio liberatore. Tutto qui. E forse un giorno farò un video su di lui. Non lo so. Preparatevi. Perché potrei anche farlo. Un video dove proverò a riscrivere Spartaco e a farlo meglio. Sono arrogante, me ne rendo conto. Prima di andare avanti, vorrei mostrarvi i parametri di Spartaco. Ma perché? Perché c'è stato qualcuno, sotto il video di Shub-Niggurath, che mi ha detto che è impossibile avere X nei parametri. Questa è la mia risposta. Sì, certe volte me la leggo al dito. Dovete perdonarmi. Sono un po' permaloso. Andiamo avanti. Quindi, parliamo di Artoria Idol. E vai! So che non è il suo vero nome, ma a chi importa? Voi sicuramente avete già capito cosa dirò, quindi perché girarci attorno? Il mio primo problema è che lei è una Saberface. Ora, sia chiaro, non so se l'ho già detto in un altro video oppure se questa è la prima volta che lo dico, comunque sia, non è che io ho un problema con il concetto della Saberface in sé. Tu puoi usare quella faccia quando ti pare, puoi usare quella faccia, quei capelli, quanto pare a te. Però io non approvo il suo abuso, perché vedere questa faccia apparire in molte classi è piuttosto brutto, perché sembra quasi che manchi della fantasia, no? Ed è brutto da vedere, davvero molto, molto deprimente. Ora, io personalmente disapprovo anche l'utilizzo di una tale scelta senza neanche giustificarla, perché, per fare un esempio, io in Fate Yggdrasil ho deciso di giustificare la Saberface in questo modo.
è un tratto genetico. È semplicemente questo, un tratto genetico. Tutti coloro che discendono da Cesare hanno la Saber Face. Easy peasy lemon squeezy. Ma non è che metto la Saber Face ad ogni personaggio a casaccio. Cioè, non c'è un senso, no? Tu sei carina? Saber Face. Tu devi far guadagnare a questa compagnia? Saber Face. Ma che palle! Ma dai almeno un senso a quella cazzo di faccia. E smetti di abusarne, ti prego. Perché io so già che comunque alla fine, in ogni classe alla fine apparirà una Saber Face. E ho ripetuto due volte alla fine. Alla fine. Alla fine dei tempi ci saranno solo Saber Face. Comunque sia, il mio secondo problema è che è un idol. Ora, se voi amate le idol, ok, nessun problema. Ognuno è libero di amare ciò che vuole. Io personalmente sono allergico alle idol. Sono allergico alla loro industria e sono allergico alla loro musica. Mi dispiace, non sono mai stato un fan delle idol, non lo sarò mai. E vedere una Tori idol per me non ha senso. Cioè, fondamentalmente questo personaggio è la risposta alla domanda: ma il re dei britanni era anche capace di cantare? Che domanda è? E la Type Moon: sì certo, porca puttana, scusami, non lo sai? Tutti i cavalieri sono bravi a cantare. Lei in realtà non è Artoria Pendragon, è Artoria Lennon. È Iggy Pendragon. E ha formato insieme ai suoi amici, i suoi cavalieri, Motor Avalon. O che ne so. Comunque sia. Il terzo problema che ho con questo personaggio è che ha un'arma che è praticamente uno strumento musicale e lo detesto in Dynasty Warriors, in Warriors Orochi e credo che anche in Seran Kagura ci sia un personaggio del genere. Comunque sia, detesto vedere armi che in realtà sono strumenti musicali. Cioè, se tu usi uno strumento musicale come un'arma, sei nella mia lista nera, non so come dirtelo. Cioè, tu sei il mio peggior nemico, perché uno strumento musicale non è un'arma. E io sono allergico proprio all'idea di sconfiggere il grande nemico col potere della musica. A parte il fatto che non riesco a togliermi dalla testa l'immagine di Artoria che suona l'ukulele e sconfigge i suoi nemici. Ok, devo mantenere la calma. Comunque sia, è un personaggio che almeno a mio parere non può essere preso proprio neanche seriamente. L'unica cosa che è di carino è il suo design. Cioè, tu dici, ma almeno il costume è ok, credo. Sarebbe stato meglio darle un fucilazzo, roba del genere. Cioè, dai, una pistola, un fucile, non so, la rendi un pochino più badass. E magari anche una spada, magari Excalibur. No, mi pare che ci sia già un personaggio, un Artoria Face, magari un Artoria Alter che ha un fucile che si chiama Excalibur. Forse sbaglio io. Non so, ditemelo voi nei commenti, forse ricordo male io. Comunque sia, no, Artoria Idol, no, è il mio incubo, no, anche nella sua biografia praticamente si dice, ehi, è Artoria che canta, che bello, accidenti, è proprio quello che aspettavo, è il sogno di Shiro. Zenobia, sapevate che prima o poi avrei parlato di Zenobia, non era un se, ma un quando, e ok, cosa possiamo dire di questo personaggio? Dunque, prima di tutto, parliamo del suo design. Non c'è? Seriamente, è in bikini. Ha un vestito strappato che dovrebbe essere la sua armatura originale ed è in catene. Basta, non c'è nient'altro da dire. Ha una corona. Questo è una cosa, però non facciamo finta che quel design non sia stato fatto per mostrare che razza di gnocchi abbiamo davanti. Andiamo, è per quello che è così. Ora, l'unica cosa che posso dire è, credo che sia un bikini, ma potrebbe anche essere semplicemente comune biancheria intima. Non lo so, potrebbe anche essere entrambe, nessuno tra i due. Non ho idea. Boh. Quindi, per quanto riguarda il suo design, è quello che abbiamo. Eccolo lì, una donna in bikini con delle catene dorate attorno. Però, sinceramente, ci sono delle cose che in realtà io trovo davvero interessanti di Zenobia. Vorrei parlarne. Prima di tutto, vorrei parlare della sua biografia. Perché leggendola, la storia che ci viene presentata è davvero molto bella. Allora, a parte il fatto che la biografia fondamentalmente è un dito medio a tutti coloro che dicono «Ah no, ma guarda che Nasuverse è storia vera, mica sono la stessa cosa, eh!» E no, legge la biografia di Zenobia è praticamente presa da Wikipedia, quindi dai, andiamo, che palle. Quindi sì, è la storia di Zenobia, è la storia della Zenobia che noi conosciamo. Però un aspetto molto importante che vorrei dire è questo, è che sono contento del fatto che comunque si sono impegnati di scrivere una biografia che in un certo senso non si limita a dire «Ehi, Master Fujimaru Ritsuka, vuoi avere un nuovo oggettino con cui divertirti?» Ora, detto questo, ci sono delle cose che io, diciamo,
vedo che sono un pochino, non dico sbagliate, ma strane, e vorrei parlarne subito. Ora, la biografia fondamentalmente parla di come Zenobia è stata umiliata. La descrive come questa grande regina, una regina molto dignitosa, ed in effetti è una cosa che noi vediamo nella sua immagine principale, no? È questa regina che cammina a testa alta e che è stata sconfitta, no? Ovviamente sta parlando della crisi del terzo secolo, ovviamente sto parlando del quello che è accaduto, no? Quando c'era Aureliano che ha combattuto contro Zenobia per fondamentalmente mettere fine al suo regno di Palmira, no? E via così. È la crisi del terzo secolo, 235-285. Mi ricordo ancora la data. Comunque sia, dobbiamo capire questo. La storia di Zenobia parla fondamentalmente di questa regina che ha perso questa guerra, era una regina molto potente, tutto quello che noi vogliamo, però ha perso la guerra ed è stata umiliata, e quindi parla anche del modo in cui è stata esibita durante il trionfo romano con le catene dorate. Questa è la leggenda, no? E ci sta, mi è piaciuto molto, no? Perché l'intero personaggio gira attorno a questo concetto, cioè quello che tu hai davanti è una regina che è caduta in disgrazia, una regina che vuole liberarsi dalle catene dorate e che vuole tornare quella di una volta. Ed è una bella idea. Io ho pensato, cavolo, hanno fatto davvero un bel lavoro. Però ci sono tre cose che non mi hanno convinto. La prima, c'è un passaggio dove viene detto che soltanto perché una donna si mostra molto, quindi esibisce molto il suo corpo, non significa che questa donna sia, diciamo, immorale. È un modo molto carino di dire, non significa che sia una sporcacciona. E io, ok, però non ha senso, perché lei non ha scelto di esibirsi. Cioè, perché sottolineare questa cosa qua? Lei non ha scelto di mostrarsi in quel modo lì. La biografia fa intendere che quello che noi vediamo le è stato imposto. Cioè, lei ha quegli abiti strappati, come la Serran Kagura, no? Ah, ha le bocce all'aria! Roba del genere, ma non per sua scelta. Perché, per l'appunto, le è stato imposto dall'imperatore Aureliano. Quindi non puoi dire questo, cioè non puoi dire, ah, soltanto perché una donna si esibisce, diciamo, esibisce il suo corpo, non significa che sia immorale. Lei non ha scelto di mostrare il suo corpo, non ha senso. Quindi quel pezzo lì è molto strano, è messo lì senza nessuna ragione. Io ti dico, ok, ma ti sembra che lei abbia scelto di mettersi in quel modo lì, ha un vestito completamente strappato, ha delle catene. Cazzarola, non ha scelto di mostrare il suo corpo. Secondo aspetto molto interessante è che nella biografia viene detto che lei è, diciamo, tende ad avere molte relazioni. Infatti ha senso, perché dobbiamo pensare a Zenobia come una sorta di pseudo Cleopatra o qualcosa del genere. Una nuova Cleopatra, una Cleopatra 2.0. Storicamente è vero. Lei infatti, o almeno storicamente, o comunque secondo la leggenda, lei si considerava una reincarnazione di Cleopatra, o comunque una erede di Cleopatra. Quindi, in un certo senso, lei era molto libera sessualmente, no? Come Cleopatra aveva degli amanti, anche lei aveva degli amanti. E ci sta. E ovviamente nella biografia si perde tempo a parlare della sua bellezza, per ragioni che io non comprendo, però ne parlerò poi più avanti di questa cosa qua. Comunque sia, sono dettagli che io posso anche tranquillamente accettare. Cioè, posso accettare queste piccole minchiate, posso accettare questi errori. Perché? Per una semplice ragione. Perché in generale la biografia è ok. La biografia è buona. Il personaggio è convincente. Tuttavia, non è finito qua. Perché abbiamo i dialoghi. E i dialoghi ci presentano un personaggio che è molto diverso da come ci viene data la biografia. E qua è dove io sono morto dentro. E non è una battuta. Dunque, ci sono questi due dialoghi molto particolari, che ovviamente vi sto mettendo tutto nel video, potete vederlo voi, dove lei fondamentalmente si imbarazza perché il master le guarda il corpo. E dove lei dice che non è una volgare guerriera, no? E che lei non ha un particolare contatto, no, con il sesso opposto. Quindi significa che lei non è una molto libidinosa. È casta. Ok, allora, punto numero uno, l'imbarazzo. Perché imbarazzati se un uomo ti guarda? Ora, quello che tu mi stai facendo capire è che lei è timida, perché uno le sta guardando il corpo. Però, pardon, nel disegno, nell'arte principale, nell'arte ufficiale di Zenobia, lei non sembra prestare attenzione a questo. Non dovrebbe essere una donna con un'alta morale, dignitosa e via così, come viene detto anche nella biografia. Quindi, perché si preoccupa di essere guardata? Nello stesso disegno non mostra di essere preoccupata, lei cammina a testa alta, lei sa di essere bella, ma non le importa se qualcuno la guarda, perché lei è cosciente di essere bella, ma è anche cosciente di essere una regina, di essere potente. Quindi perché si imbarazza perché un uomo la guarda? Non ha senso. Cioè, non ha senso imbarazzarsi per un uomo che ti guarda, se sei una regina così dignitosa, che è cosciente della propria bellezza, ma anche della propria forza e della propria autorità imperiale. È un qualcosa che
per me contraddice moltissimo la biografia. Come se non bastasse, si presenta a noi come una donna casta, il che non ha senso perché nella biografia viene detto che lei ha delle relazioni, o comunque è facile che abbia delle relazioni, degli amanti, insomma, quindi delle relazioni sentimentali. Ma se è facile che lei abbia queste relazioni, allora vuol dire che tanto casta non è. Quindi, qual è delle due, Fate, ti prego? Una persona potrebbe dirmi, ma un attimo, Ykir, non Zenobia. Un attimo, Ykir, fermo lì. In realtà, quello che sta succedendo è questo, che la traduzione è sbagliata. Quindi che in realtà lei non è una che ama avere relazioni, ma che non è in grado di avere relazioni. Però così dovresti cambiare l'intera frase, perché letteralmente... Se tu mi stai dicendo che la traduzione è sbagliata, allora bisognerebbe proprio cambiare il modo in cui è stata scritta la frase. Ma anche se la traduzione fosse sbagliata, cosa che io dubito, comunque alla fine non cambierebbe il fatto che stiamo parlando di una donna che non mi sembra così preoccupata della sua castità o del fatto di essere una guerriera volgare, anche perché, scusa un attimo, nella stessa biografia viene detto che lei è una guerriera. Quindi nella biografia viene detto che lei è una guerriera, però lei dice non sono una volgare guerriera. Sì che sei una guerriera, è quello che viene detto nella biografia. Tu sei una guerriera, tu sei una regina guerriera. Io non capisco, ma perché la biografia mi dice una cosa e tu la contraddici? Non ha senso, ma non è finita qua. Ora, vorrei parlare di due dialoghi molto interessanti, no? Giusto così, tanto per... Dunque, allora, sono tutti i dialoghi per appunto con il Master, e sono tutti e due molto carini, per modo di dire. Iniziamo a leggere il primo. Augustus is a name that Roman emperors used, but originally it meant majestic in Latin. That's why I believed that a capable person will be Augustus. Therefore, that's what I claimed my son to be. Speaking of which, Master, you will be the Augustus of Chaldea, right? The day Chaldeus Augustus was born. Huh. We must hold a lavish birthday celebration. Allora, punto numero uno. Cringe. Grande cringe. Mi viene la pelle d'oca alla sola idea che Zenobia abbia appena dato il titolo di Augusto a Fujimaru Ritsuka. No, ti prego, Zenobia, no. Io non lo voglio chiamare Augusto. Sto testa di cazzo. Te lo puoi anche scordare, io mi rifiuto. Mi sa che quando recensirò Avalon, quando recensirò quei due film su Avalon, io mi sa che lo chiamerò Gaio Giulio Cesare Fujimaru Augusto. Giusto per prenderlo per il culo. Comunque sia, una cosa interessante è questa. Cioè che se voi prestate attenzione al primo dialogo, vi rendete conto di una cosa davvero carina. Cioè che prima lei parla del figlio, no? E poi dice, a proposito di mio figlio, Master, tu sarai Augusto di Chaldea. Io mi rendo conto di quello che è appena accaduto. Se volete vi lascio un po' di tempo, perché magari volete capirlo anche voi quello che è accaduto e ve lo dico alla fine. Prego, rifletteteci, pensate a quello che è appena successo qui, pensate a che cosa ha appena fatto Zenobia, che cosa ci ha appena detto Fate Grand Order. Zenobia la mammina sta trattando Fujimaru Ritsuka come se fosse suo figlio. Questo è un problema, questo è un grande problema, perché io poco fa ero lì che stavo elogiando la sua biografia e adesso quello che mi sta dicendo Fate Grand Order è sì, Ykir, carissimo, non hai capito un cazzo, Zenobia non è sto grande personaggio. Non è sto grande personaggio. Zenobia è la mammina. Zenobia è la mammina di Fujimaru Ritsuka. Non so se l'hai capito. E io, ok, va bene. Perché mi rovini un intero personaggio così? Dio mio, non voglio mai più leggere i dialoghi dei Sebad. Perché rischio, sul serio, di essere tradito costantemente. Perché la biografia mi dice una cosa, ma questi dialoghi me li distruggono i Sebad. Me li distruggono. Non è possibile una cosa del genere. Perché parlare di Costantino XI? Perché il mio scopo è paragonare questo Servant Bonus a Zenobia. Ma per quale ragione? Ora, partiamo dalla cosa più semplice. I suoi design. Sono tutti e tre davvero molto belli. Primo stage, secondo stage, terzo stage. Ottimi design. E la sua biografia? Mi piace tantissimo. Guardate le pagine di biografia che ha. È incredibile. Ma di cosa parlano? Parlano fondamentalmente di un eroe tragico. Di uno che non è esattamente come Spartaco, non è neanche vicino a Spartaco, perché ovviamente qua stiamo parlando di un re, di un imperatore. Dobbiamo capire che si sta parlando dell'ultimo imperatore. Questo è l'ultimo imperatore dell'impero bizantino, dell'impero romano d'Oriente. È un uomo che ha visto finire il suo impero. È un uomo che porta sulle sue spalle la fine di un'epoca, la fine di un periodo storico importantissimo. Ed in effetti, se noi ci ricordiamo, con la fine dell'impero bizantino, secondo alcuni storici,
forse molti, si conclude anche il Medioevo. Quindi lui è l'imperatore che rappresenta la fine di un'epoca. La fine del Medioevo e la fine dell'Impero Romano. È un grande personaggio quello che abbiamo davanti a noi. Un grandissimo personaggio. Ma se voi leggete la sua biografia, vi rendete conto di una cosa. Cioè, non si parla mai della sua bellezza. Non si parla mai di quanto è sexy, o di quanto è figo, o di quanto è morale o immorale. Si parla della sua storia. E di quello che lui ha dovuto sopportare. E di come lui combatte in certe situazioni. E di come lui ha reagito davanti alla caduta del suo impero. E cose del genere. E Zenobia? Zenobia non ha lo stesso trattamento, il che è strano, perché va bene, il regno di Palmira non è l'impero romano, me ne rendo conto, però sono entrambi monarchi caduti in disgrazia, sono entrambi monarchi che hanno perso tutto, hanno creato qualcosa o comunque hanno fatto parte di un grande impero, di un grande regno e hanno perso tutto. Sono monarchi che hanno visto tutto ciò che hanno costruito cadere, ma vengono trattati in modo diverso. Perché? Perché uno è un uomo e l'altro è una donna. Se sei un uomo, si parla delle tue virtù, di come tu sei stato un grande personaggio eroico, di quelle che sono le tue cicatrici e robe del genere. Se sei una donna, invece, si parla della tua bellezza, forse della tua intelligenza qualche volta quando ti va di culo, di quanto sei morale o immorale, di quanto sei casta. Ma questi discorsi sulla sessualità di Costantino non ci sono. Cioè, non ci interessa della sessualità di Costantino. Mentre della sessualità di Zenobia ci deve interessare. Cioè, cosa fa Costantino col suo gingillo? A noi non ci interessa niente. Ma quello che fa Zenobia con la sua gingillina, a noi ci importa un bel po'. Ma perché? Sono entrambi monarchi. Sono entrambe figure molto importanti. Entrambi hanno visto i loro regni cadere. Ma uno è un uomo e l'altra una donna. E questo è davvero brutto, perché vedere personaggi maschili che vengono trattati molto meglio di personaggi femminili, anche quando di fatto dovrebbero avere le stesse caratteristiche, è traumatizzante. No, scusatemi, non traumatizzante, però deprimente. Davvero deprimente. Perché tu dovresti dare lo stesso rispetto che dai ai personaggi maschili anche ai personaggi femminili. Meritano lo stesso rispetto. Tutto qui. Beh, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi posso invitare ad iscrivervi e magari, se volete, potete anche leggere la mia blog novel Fate Yggdrasil. Il link lo trovate in descrizione. Ora, detto questo, mi sa che vi devo salutare. Alla prossima, statemi bene.